Ciao a tutti e a tutte e bentornati al Club Sandwich. Il panino che andiamo a proporvi oggi è il classico cheeseburger, nato negli anni 20 in California grazie a Lionel Stenberger, il quale lavorando nel fast food di suo padre fece cadere una fetta di formaggio sull'hamburger. Da allora lo aggiunse alla sua ricetta e da qui è nato il nostro classico cheeseburger. Pane per hamburger, hamburger, sottiletta o formaggio che si fonde e poi cipolla che useremo per cuocere il nostro hamburger, pomodoro, insalata, cetriolo e poi maionese o ketchup a vostro piacere. Ok, partiamo con la preparazione del nostro panino. Abbiamo la nostra padella, il fuoco è caldo, mettiamo il nostro hamburger in padella insieme alla nostra cipolla, ecco, e mettiamo a cuocere. Ciao Kurt. Ciao Fabrizio. Tutto bene? Benissimo, come stai? Bene, a te sei veneto? E non lo sapevi? No, di papà Cobain. Cobain di Occhio Bello, provincia di Rovigo. La mamma americana però. Ah, pensavo che fosse Cobain americano, quindi... No, non guardo avanti, dopo. Ah, ho capito. E come mai sei qua? Io sto aspettando... tuo cugino Nico, no? Dai! Uai, ciao Kurt! Nico! Ciao! Tutto bene? Benissimo, benissimo! Ti ho fatto la spesa, eh! No, Kurt, non mi dire che ancora non hai smesso. Me l'avevano detto che avevi smesso, eh! Smesso, non ho smesso, sono morto, cioè... di cazzi miei! Ho capito, Kurt, però quelle cose sai che non vanno bene, eh! Io l'ho sempre detto a mio cugino Nico, comunque, io lo lascio stare. Hai ragione anche te. Ecco qua ragazzi, il nostro hamburger è cotto. Vedete, bella rosolata sia la cipolla che la nostra carne. Mettiamo nel nostro piatto e andiamo con la preparazione. Qui abbiamo il nostro pane per hamburger, lo apriamo. Ecco qui. Ora, chi piace il ketchup, chi piace la maionese, io ci metto entrambi. Metto sia un po' di maionese. Un po' di ketchup. Ecco. Ho messo troppo? No, va bene, giusto. Prendiamo il nostro hamburger. Un pochino di cipolla. Lo sento bene. La nostra fetta di formaggio, fetta di pomodoro, fetta di cetriolo, insalata ed ecco qua il nostro cheeseburger è pronto. Oh, mi sa che stavolta ce lo maffiamo, ragazzi. Perché Fabri? Ascolta un attimo, io lo guardo sempre per semplice, facciamo una foto. Vuoi fare una foto con me? Però non riesco con questo telefono qua, però va bene, vabbè, ho capito, però ci riesci. Che telefono è questo qua? Questo è del 94. E io sono morto nel 94, non è che vado a Media World a comprarlo, cioè, scusami. Ma capito, ma qua non penso che faccia le foto, può starci anche qua 2 anni, ma le foto non riesci a farle, Cioè, fa vedere, proviamo. Sì, ho capito, però. Ah, facciamo una cosa, facciamola col mio. Facciamo prima, ok, tieni, questo qua lo tieni, e lui lo vuoi, io sono, dai, facciamo la foto, dai, facciamo la foto, e qua è il nuovo Black Belt della spesa, e gusta, aspetta, ecco qua, sei pronto? Sì, mettiti in posa, ok, Kurt, never mind, ma adesso la foto me la dai, Sì, no, te la do, però aspetta un attimo, guarda che bella. Bellissima. Però aspetta, la foto prima e dopo, adesso in famiglia che mangia il panino che me lo preparo. Ma buon appetito. Se vuoi, anzi, un pezzettino te lo do. Il panino? Te lo do. Sì, ma il panino però... E io sto facendo una foto con te, capito? Io sto facendo una foto
Sai che qua c'è lo zampino di speck, eh? Alto qua. Sei sicuro? Oh, mamma mia. Sicuro? Speck! 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 Dove sei? Dove sei, speck? Speck! Speck! Spanino! Oh! Ciao ragù! Vai finito. Kurt, anche stavolta non abbiamo mangiato, mi dispiace. Ho visto il ragù, ma si è sentito male, visto? Veramente? Non lo so. Ma... Ragù! 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 Sono tutti fusi qua dentro, ragazzi.